Rimane una magnifica atmosfera, 28.000 spettatori quest'oggi, record di sempre di incasso nella storia dell'Hellas Verona, ovviamente grande rappresentanza di tifosi della Juve nel settore ospiti e molti anche in tribuna, grande prevalenza giallo-blu, bellissimo clima, fair play, ci auguriamo che possa dominare la sfida e l'inno della Serie A. Si parte, tutto ok, massa verifica, si comincia. Col primo possesso che è per l'Hellas, Amrabat con il tocco verde. E poi c'è uno stadio che li spinge, perché veramente il tifo veronese è magnifico. Possibilità per la conclusione, Szczęsny, super Szczęsny su Faraoni, anche perché il pallone era stato deviato, Szczęsny vola e la mette in corner. Sì, qui c'è stato un cross, un tiro cross di Faraoni, di controbalzo. Probabilmente voleva metterla in mezzo e quindi è diventata comunque una palla molto pericolosa. Deviazione. Si propone Zaccagni, è uscito De Ligt su di lui, evita l'arrivo di Rabiot, quindi Borini si coordina, prova, soluzione dalla distanza, palla larga, senza problemi per Szczęsny. Occhio al movimento di Bentancur, che ha un po' di campo a disposizione adesso Douglas Costa, in campo aperto Douglas Costa, c'è Ronaldo a destra, Higuain a sinistra, Douglas Costa, Douglas Costa, Douglas Costa traversa, clamoroso Douglas Costa, si salva l'Hellas, 19 minuti di prevalenza del Verona, ma quando la Juve riparte negli spazi con questa qualità può fare malissimo, rivediamo. Sì, è così, ma il Verona è consapevole di questo, questa è una grande penetrazione centrale, nessuno riesce a riprenderlo. Di profondità. De Ligt anticipato, e allora palla che diventa buona, occhio adesso all'avanzata di Zaccagni, ancora Zaccagni che riapre, palla sul destro, conclusione larga, Lazovic qui non c'è potuto arrivare, ottima l'azione dell'Hellas, poi la conclusione di Faraoni così così, l'uso diventa buona per Cristiano Ronaldo, occhio a Faraoni in pressione su di lui, eccolo Cristiano Ronaldo, è l'uno contro uno, Cristiano Ronaldo lo punta, palla sul destro, Cristiano Ronaldo prova, la conclusione, palo, si salva l'Hellas, secondo legno colpito dalla Juve, quindicesimo in stagione subito dall'Hellas, pallone malizioso, velenoso che Silvestri aveva lasciato andare, Cuadrado, il velo di Higuain, Alessandro verticalmente verso Cristiano Ronaldo, possibilità per uno contro uno, Cristiano Ronaldo doppio passo destro, palla larga di poco, grande occasione per la Juve, seconda opportunità in pochi minuti per Cristiano Ronaldo. E sì, anche grande azione adesso della Juventus con questa palla in verticale per Cristiano, che ha fatto finta e controfinta, poi ha calciato, ancora ha tentato il giro sul secondo palo, non gli è andata bene anche in questa occasione. Higuain, occhio a Higuain, che riapre su Douglas Costa, si fa vedere in sovrapposizione Cuadrado, ma il tocco è dentro, colpo di testa sul fondo, grande idea, la scelta di tempo di Cristiano Ronaldo che non trova la porta, ma gran palla dentro e grande scelta di tempo, vediamo. Sovrapposizione a destra. Poi Cuadrado alla caccia del pallone, buono il recupero di Lazovic che riapre, altra possibilità di uno contro uno, il tocco dentro a cercare Borini, Szczęsny sicuro della presa, e qui Borini ha fatto il massimo, sì, brava anche Szczęsny. Sì, non poteva fare di più, ha girato di sinistro ma Szczęsny era ben piazzato. Aveva poi Amrabat, palla sul destro, conclusione, De Ligt allontana, Dybala prova a tenerla, evita l'arrivo ancora da parte di Borini, Cristiano Ronaldo. E partenza di Cristiano Ronaldo, tocco di ritorno verso Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo discesa libera, Cristiano Ronaldo palla sul destro, ancora Cristiano Ronaldo doppio passo, Cristiano Ronaldo 1-0 Juve, se l'è fatto da solo questo gol al minuto 65 partendo da metà campo, da oltre la metà campo, un grande gol, veramente grande prestazione anche fisica di Cristiano, che ha saputo reggere il contrasto del difensore del Verona, ma è andato più forte pur guidando la palla, e poi quello che gli viene più facile è metterla sull'angolino. Devo dire che l'inizio del gol è stato di Dybala, che ha come dire, che ha tenuto una palla difficile e l'ha scaricata poi su Cristiano, andando incontro a un proprio compagno di squadra. Rivediamo tutto. Guarda. Tutto comincia nella metà campo con questa difesa del pallone, con la partenza improvvisa, con questo tocco, poi c'è ovviamente anche l'anticipo, ma il resto è nella progressione, nella difesa del pallone col corpo, in questo doppio passo, nella frettezza sotto porta per il gol numero 34 in stagione. Fuori Zaccagni, dentro Pazzini, e sentite la spinta dei tifosi del Verona. Entrerà Ramsey in questo momento, Sarri gli sta dando. Occhio a cross dentro a cercare Pazzini, che aveva scelto bene il tempo, conclusione che c'entra la porta, comoda per Szczęsny, vai pure.
Sì, perché ha finito in questo momento di dargli le indicazioni. Dopo l'infortunio all'inizio della stagione, che gli aveva praticamente fatto saltare quasi un girone. E non dimentichiamoci che nelle prime tre uscite in campionato Douglas Costa era sempre stato titolare. Occhio all'errore che spalanca l'opportunità. Borini, arriva l'1-1. Il pareggio dell'Hellas con Borini. L'ha letta bene lui questa situazione e ha trovato il tocco vincente ingannando Szczęsny. La gioia di Borini per l'1-1. Eh sì, ci ha creduto fino alla fine, sono andati comunque ad aggredire molto in alto i giocatori del Verona ed è uscita questa palla sulla quale si è avventato Borini e che con freddezza ha battuto Szczęsny. Minuto 76, pareggio dell'Hellas, ottenuto proprio nella maniera che piace a Juric. Rivediamo. L'anticipo, guarda allora è sfiorato da Pjanic che di fatto spalanca l'assist per Borini che poi senza molto angolo è servito. Pensa al cross Alexandro, alla su Ramsey, Alexandro, tocco dentro, alla fine Dybala, conclusione alta. Ed è capitata una palla importante, di solito lui bravo com'è riesce a tenere bassa, non ci è riuscito in questa occasione. In area di rigore, battuta dentro a cercare la deviazione, ancora Kumbulla col pallone che scheggia la parte alta della traversa. C'è un'altra deviazione, sarà dunque calcio d'angolo. Attenzione, l'arbitro va a verificare per un possibile tocco di mano, mi segnalano al coordinamento, vediamo. Credo nel contatto con Bonucci, colpo di testa, contatto con Bonucci. Andiamo, sì, a dare fine al direttore di gara. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Sì, c'è un tocco di mano di Bonucci abbastanza. Minuto 86. Parte con il destro. Ed è 2-1 Hellas, la gioia di Pazzini, quarto gol in campionato per lui, Borini Pazzini, l'Hellas la ribalta a 4 dalla fine, la gioia incontenibile di Pazzini, quella più composta di Juric, tutti sotto la curva i giocatori gialloblu. Tutti sotto la curva, il rigore calciato molto bene, Szczęsny aveva anche intuito ma ha calciato forte e angolato. Il grappolo di uomini gialloblu a festeggiare per Pazzini, quarto gol in campionato, tra l'altro con un minutaggio veramente minimo. Sei saltatori bianconeri, la battuta di Dybala col mancino, palla in mezzo a cercare la deviazione di Cristiano Ronaldo, poi il pallone strozzato, arriva comodo, docile nella zona di Silvestri. Tana prova a tenerla lontana dalla propria metà campo Borini, pressione su di lui, arriva il fischio finale. Vince l'Hellas in rimonta 2-1 dopo un super gol di Cristiano Ronaldo. Borini prima e Pazzini su rigore poi cambiano il volto di questo match. Grande festa per i tifosi del Verona, ovviamente stato d'animo diverso per quelli della Juve. Bonucci in questo momento dalle parti del direttore di gara con Dybala e con gli altri. Ci fermiamo solo per un attimo, Premium Sport. Per la Juve la terza sconfitta esterna nelle ultime 5 partite, dopo quelle con Lazio e Napoli, e ovviamente non è un dato che può piacere troppo a Sarri. Per il Verona è l'ottavo risultato utile consecutivo, 4 vittorie e 4 pareggi nelle ultime 8 gare. Bonucci va comunque a ringraziare il settore ospite di tanti tifosi della Juve. Verona che ha avuto il merito di non mollare anche quando si è trovata sotto grazie a un gol pazzesco di Cristiano Ronaldo, ha avuto la forza di crederci fino alla fine.